Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Parola del Signore. Maria, madre dolorosa, si presenta davanti ai nostri occhi questa mattina, è la madre dell'umanità, una madre trafitta dal dolore, per tanti figli perduti, non tanto perduti nel corpo, quanto perduti nello spirito. Una madre dolorosa perché vede che quel suo figlio, venuto per la salvezza di molti, non è la salvezza di tutti. Egli è posto in Israele che Simeone pronunci prima la rovina e poi la resurrezione di molti. Segna che la rovina è grande. Gesù, segno di contraddizione, posto al centro, e chi lo accetta risorge, chi non accetta è rovinato. Ed è qui, nel mistero della croce, che vengono svelati i pensieri dei cuori. Tutte parole misteriose, la cui profondità soltanto lo Spirito Santo conosce, quello Spirito che ha messo queste parole sulla bocca di Simeone. Cristo discrimina i buoni dai cattivi, Cristo discrimina i salvati dai non salvati, chi lo accetta è salvato, chi non lo accetta è dannato. È una cruda verità, ma che dobbiamo accettare, perché è verità rivelata. Noi ci schieriamo dalla parte di coloro che credono in Cristo. Siamo con Maria ai piedi della croce,
per supplicare che il sangue di Cristo scenda su di noi e scenda su di tutti, perché il Padre del Cielo ha mandato suo Figlio per la salvezza di tutti, per la salvezza del mondo, come Lui stesso dice, che il Padre ha mandato il Figlio non perché il mondo si danni, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Però l'uomo è libero di accettare Cristo, libero di rifiutare Cristo. Quelli che lo hanno accettato hanno avuto il potere di diventare figli di Dio. E sono quelli i quali non da carne, non da sangue, ma da Dio sono stati generati, perché il Verbo si è fatto carne. E chi crede nel Verbo fatto carne è innestato in Lui e diventa in Lui l'uomo nuovo, la nuova umanità. Questo è un dato di fede. Ed è in questo dato di fede che noi vogliamo così fermarci un momento su quanto è avvenuto in questi giorni. Vogliamo leggere, se possibile, nel libro di Dio. Non vogliamo dare un giudizio sugli eventi, sugli uomini, su quello che è successo. Dio ha anche dato qualche parola per interpretare quello che è avvenuto. Ma non vogliamo fermarci su questa parola che il Signore ha dato, perché il giudizio di Dio è tremendo. Il giudizio di Dio travalica la storia. Il giudizio di Dio non lo sa nessun uomo. Chi mai è penetrato nel pensiero di Dio o è stato suo consigliere? Noi possiamo soltanto dagli eventi così arguire quale può essere il giudizio di Dio sulla superbia umana, sulla cattiveria umana e su quello che di negativo c'è in questa terra, sull'opera soprattutto del maligno che Cristo, come dice Lui stesso, è venuto a distruggere. Davanti a Dio non è la potenza che conta, non è il denaro che conta, non è la grandezza che conta. Queste cose sono cose inutili, futili davanti a Dio, perché passano, come passa il mondo. Ci sono altri valori davanti a Dio, valori che noi dobbiamo apprezzare più del denaro e della povertà, più del successo e dell'umiltà, più della potenza e del servizio. Quando vengono in collisione i valori mondani con i valori cristiani, se noi abbiamo una mentalità cristiana, possiamo cominciare a leggere il libro di Dio. Ma se non abbiamo una mentalità cristiana, come dice il profeta Isaia, il libro di Dio resta chiuso. O se è aperto, non sapendo leggere i caratteri, per noi è leggibile. Soltanto chi conosce la scrittura di Dio, soltanto chi sa leggere nel libro che ha in mano l'agnello, legato con i 7 sigilli, soltanto chi ascolta, colui che soltanto può leggere quel libro, può comprendere qualche cosa del mistero di Dio nel governo di questo mondo. Ma vogliamo toccare un punto
di questo, di quanto è avvenuto, e che può anche disorientare. E il punto che voglio toccare è come la fede. Vedremo che fede è. La fede in Allah possa generare eroi. Come mai uomini disprezzano così la propria vita e la donano? Spinti da un ideale. Noi ricordiamo in paragone i nostri primi cristiani, i quali davano la vita per un ideale, Cristo. Pensiamo ai grandi martiri, Ignazio d'Antiochia, che chiede che i leoni lo sbranino. Pensiamo a Perpetua, che chiede che il bufalo la scorni, perché possa essere resa Cristo. Pensiamo a Stefano, che in visione davanti al Signore. Pensiamo a Lorenzo, che invita il carnefice a avvoltolarlo nella graticola, perché presto la sua anima possa essere resa a Dio. Non ho timore della morte, dicono i martiri. Cristo vale più della mia vita, offrono la vita per Cristo. Il confronto è un confronto a cui noi pensiamo guardando a questi kamikaze o ascoltando il capo che ha detto: io sono contento di offrirmi martire per Allah, sono contento se mi ammazzano per Allah. Che cosa c'è di vero? Che cosa c'è di falso? Le apparenze non devono ingannarci. Ed è qui che io, così, ecco dalla verità del Signore, voglio dire una parola. Le apparenze possono ingannare e noi possiamo essere portati fuori strada ammirando questi uomini che danno la vita, ammirando quest'uomo iniziato che dice di essere contento di offrire la sua vita ad Allah e di morire martire. Qui c'è l'opera del maligno, c'è una fede fasulla, come diversa la fede di Cristo da questa fede. C'è una lotta tra il bene e il male, c'è una lotta tra il mistero dell'iniquità e il mistero della salvezza, e anche gli eletti possono essere tratti in inganno. Diceva Gesù: verrà tempo quando coloro che vi uccideranno vi sbraneranno, vi metteranno al bando, vi macelleranno, crederanno di rendere onore a Dio. E il tempo è questo. Uomini quali credono di rendere onore a Dio sfracellando i propri fratelli, uccidendo i propri fratelli, crederanno di rendere onore a Dio. Gesù lo aveva visto e lo aveva predetto. Ma non lasciatevi ingannare, diceva Gesù. E allora ecco le piste che noi segniamo per non entrare in inganno anche noi. La fede è un dono di Dio, scende dall'alto, ed è Dio amore che dà questa fede. La fede scende dall'alto
e scende da Dio verità. La fede scende dall'alto, da Dio che è la vita. Non dobbiamo perdere di vista questi tre grandi valori. Lo diceva Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Dio amore. Dio è verità. Dio è vita. E la fede che scende da Dio amore, da Dio verità, da Dio vita. Ma è un dono che scende dall'alto, non matura dal basso, nel cuore dell'uomo. Dove c'è odio, ivi non è Dio. Dove c'è menzogna, ivi non c'è Dio. Dove c'è denaro, ivi non c'è Dio. Qui ci troviamo di fronte al denaro, miliardi spesi, ci troviamo di fronte all'odio, un odio satanico, ci troviamo di fronte a una menzogna spudorata. E allora tutto questo non può procedere da Dio. E se procede, procede dal maligno, che cammina in questo mondo, seduce gli uomini e può far vedere come angeli di luce, come angeli di luce, come creature di luce, creature nere come il carbone, demoni che camminano sulla terra pieni di odio e di rivore, ammassati di denaro, che odiano gli uomini. Gesù amò l'umanità, Dio ha tanto amato il mondo da dare la, per la vita del mondo il suo figlio. È scritto che Dio vuole che nessuno si perda, Dio rispetta, vuole la vita dell'uomo. Quando c'è qualcuno che disprezza o la propria vita o la vita degli altri, costui non viene da Dio. È vero che Gesù... dice, chi dà la propria vita per Dio la guadagnerà, chi dà la propria vita per il fratello la guadagnerà, ed è vero, ma si dà la vita per il bene, si dà la vita per amore e per il bene. Gesù diede la propria vita, egli, umile e mansueto, fu condotto al macello e non reagì. Non usò il denaro per preparare la lotta, non usò la violenza, non si vendicò. Ecco, siamo al punto opposto, al punto nero, di fronte al punto bianco, bianco. Ed è qui che la profezia di Simeone sia vera, perché siano manifestati i pensieri dei cuori. Cristo è resurrezione e rovina di molti. Chi lo accetta è salvato e si manifesta i pensieri dei cuori. Chi non lo accetta è dannato e si manifesta i pensieri dei cuori. Ecco perché, lasciando a Dio il giudizio su quello che è avvenuto, dobbiamo dire che ci troviamo di fronte all'odio, alla menzogna, al denaro, e tutto questo non viene da Dio. Ci sono i segni del maligno che guidano tutte queste azioni. Questo eccidio non viene da Dio, questa strage non viene da Dio, questi kamikaze non vengono da Dio, questi capi non vengono da Dio, ma vengono dal maligno. Però sono di ammonimento per noi. E Dio lo permette per noi.
Diceva Gesù, i figli di questo mondo sono più scarsi dei figli del regno. Uomini che si sacrificano, uomini che si uccidono, uomini che credono di rendere onore a Dio dando la propria vita, ci interpellano. Ed Dio vuole che ci interpellino sulla nostra fede, ci interpellano sulla nostra disponibilità a dare la vita per il Signore, a vivere per la verità, a vivere secondo il Vangelo. Questi uomini sedotti dal maligno hanno sacrificato la propria vita e hanno dato un grande spettacolo del disprezzo della propria vita per raggiungere un ideale sbagliato per loro, ma hanno dato la propria vita. Questo è un emolimento per noi. Noi per una causa giusta, per il trionfo dell'amore, per il trionfo della giustizia, per il trionfo della verità, non siamo disposti a dare la vita come i martiri. Però nella Chiesa di tutti i tempi ci sono quelli che salvano la faccia, sono i nostri martiri, cominciando dal primo martire, Santo Stefano, fino agli ultimi martiri di oggi, i quali danno la vita per Cristo, per il trionfo della verità, per il trionfo dell'amore, per il trionfo della vita, ma essi non uccidono, essi non odiano, essi non manipolano il denaro per raggiungere questo obiettivo. Ci troviamo agli antipodi, sebbene il maligno possa mascherare la verità e farla apparire bella. Signore, noi chiediamo la luce del tuo spirito per saper leggere nel libro della storia. Tutto quello che è avvenuto per il nostro ammonimento, la fragilità delle costruzioni umane, la fragilità del denaro, la fragilità della potenza umana. Basta una pietruzza per far cadere la statua d'oro di Nabucodonosor. Tutto questo però, mentre è un monumento per noi, è anche sprone per noi a serrare le file e a volerci bene, ad aderire alla verità che è Cristo. E in questo momento il nostro pensiero va a quelle 5.000 persone che sono perite nel grande disastro dovuto all'odio, non all'amore. E chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati, della nostra poca fede, e vogliamo in questo sacrificio offrire le nostre preghiere a Gesù, Redentore, che è morto per tutti, perché per le mani di Maria, nostra Madre addolorata, siano accette al Signore e tutte queste anime trucidate dall'odio vengono accolte in cielo. Ma questo avvenimento deve essere letto bene da noi e deve essere un ammonimento per noi. Amen.